Porca troia. Com'è Sergio? Qualche testa coda? Perdo un pochino al dietro, mi mancano due trazioni. Vabbè. Ci vorrebbe un quattro ruote motrici, No, Com'è? Però gli ultimi giri ho visto bene, no? Proprio tanto. Allora, il cambio non riesco a beccarlo. Provavo, non ce la faccio. Allora, ho visto, è bello lungo. Deve scendere. Scendere non si può. No, c'è un po' di. No, gli abbiamo messo una boccolina. C'è una boccolina. E poi se riusciamo a scavare qua dietro. Sì, dopo facciamo. Ah, come ti dicevo io l'altro giorno, eh? Non mi va dentro. Adesso. Vedi che lo. Il sedile lo. No, voglio che adesso voglio che guidi, prima di tutto ti devi mettere in ordine perché stai facendo cose molto diverse e cercare i riferimenti, come ti ho detto prima, i riferimenti della frenata, qual è se da un giro all'altro sono 40 metri di differenza su cui ti è staccata. Questa è la prima cosa che devi fare, ad esempio, qua su prima staccata, dopo il traguardo, stai bello a destra, non stare a centro pista. Perché se tu, cioè tu devi sempre prepararti, la frenata è la prima cosa su cui devi lavorare, quindi sul dritto ti devi preparare il punto di frenata, come ti ho detto di là, ti devi spostare prima a sinistra per poi tagliare dritto, qui devi stare tutto bello a destra. Per poter progredire in maniera lineare. Ma io vedo la staccata qua, adesso sto fra il 100 e il 70, mettiamola così. Ecco, secondo e me. Dici, cazzo, non tiro. Invece. Perché non riesco più. Invece ci sta. Ma. Però è dura. È importante qua la posizione, perché sei troppo centrale qua in staccata. Portati bello a destra, prima della staccata, ok? Facciamo ancora 6-7 giri lanciati e poi dopo ci fermiamo. Prova a farli uguali. Tu devi avere un riferimento, cioè tu devi sapere quando tu hai finito, hai fatto una curva, sei sul rettilineo, comincia a pensare alla curva successiva e ripeti mentalmente. Com'è? Com'è? Tutto bene? Porta a sinistra, freno ai 70 metri, ripassatelo mentalmente e lo vai a fare. Quando l'hai fatto? Bene, ho frenato a 70 metri, ero lungo, ero corto, ero corto, cioè ho frenato troppo, bene, prossimo giro 60 metri, devi prima fare prima la previsione di quello che dovrai fare, lo esegui, finita la curva, devi dirti ok, ho fatto quella lì come andate, mentre quello è importante che fai esattamente quello che devi fare, non farlo così, quindi non sei lontano, sei fatto bene. Ho sia frenato che dopo guarderemo a livello di pressione, mi sembra che vedo quella e quella di là, le altre freno come se fosse stradale. Bravo. E l'altra cosa importante con questa macchina, la frenata, è 10 subito e poi subito modulare, cioè la mano è una bel pestone e subito modulare, perché la maggior parte della frenata devi farla all'inizio, quando sei in alta velocità e il carico aerodinamico quindi di presa, i dischi sono freddi, quindi si raffreddano e quindi hanno bisogno di essere calati, quindi è subito 10 e poi vado a modulare. I bloccaggi che tu hai avuto qui li hai sempre avuti nella parte finale, questo perché sei rimasto costante col pedale. Se tu rimani costante, dopo perdi velocità, quindi perdi downforce e quindi hai meno capacità frenata. E poi il disco si scalda e frena di più. Quindi non deve essere una frenata quadrata. Cioè se guardo il grafico non deve essere quadrato, deve essere picco e subito modulare. Ok? Dai. 6-7 giri, facciamo. Dai.